Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ti ricordo che io sono Emanuele, sono studente di medicina del secondo anno, sono diabetico da più di 15 anni, tipo 1, e ho fatto il professionista per il Team Novo Nordisk, una squadra composta da ragazzi interamente diabetici. Oggi parliamo di che tipo di alimenti mangiare prima dello sport. Premesse, ci sono da fare un paio di premesse. Non è detto che la quantità che vada bene per me vada bene per voi. Questo perché vi sono una serie di variabili da prendere in considerazione, come ad esempio il tempo che è passato all'esordio, la quantità di rapidi, la quantità di basale, cos'è stato l'ultimo vostro pasto, che tipo di alimenti mangiate di solito, qual è la vostra dieta, quali sono le vostre preferenze, una serie di dinamiche quindi che possono cambiare quindi tra me, voi, anche ad esempio il peso corporeo banalmente e la quanto attività fisica siete abituati a fare. Bisogna fare anche una serie di premesse, se tu segui il canale questa parte la saprai già, ma facendola breve sappiamo noi che i carboidrati, dato che vengono digeriti più rapidamente nel nostro corpo e dato che per il nostro corpo la fonte primaria di energia è il glucosio e tutti i carboidrati quando vengono scesi vengono ricondotti alla molecola di glucosio, si scinde prima i carboidrati, successivamente le proteine e infine i grassi. Questo significherà che prima otterremo energia, quindi se, e con energia intendo si alza la glicemia dai carboidrati, successivamente otterremo dalle proteine e infine otterremo dai grassi. Già da questo possiamo capire quindi che se noi mangiamo dei carboidrati, nelle prime 2 ore abbiamo un picco glicemico, ok? E dopo tende ad assestarsi. Benissimo. Se invece mangiamo le proteine, questo si sposta alle 3 alle 4 ore. Se invece ci spostiamo i grassi può andare anche oltre le 4 ore. Ad esempio, prendiamo, se tu ti mangi la Nutella cucchiaiate, come facevo io quando avevo fame perché andavo in bici, durante la notte potresti vedere, e questo lo fai ad esempio nel pomeriggio, durante la notte potresti vedere la glicemia che ti si alza e tu magari hai mangiato, non so, il brodino per cena, ok? Brodo in insalata ti si alza comunque durante la notte. Non perché hai mangiato tanto a cena, banalmente perché i grassi vengono continuamente digeriti e la digestione e quindi l'emissione degli zuccheri nel tuo organismo avviene con molto più tempo rispetto a quello che è ad esempio per il glucosio, dato che la conformazione delle molecole dei grassi è più complessa di quella delle molecole di carboidrati o di quelle molecole delle proteine. Per quanto riguarda invece la differenza di attività fisica, beh, facciamo un esempio molto rapido che ti aiuterà a capire. Se io non sono abituato a correre, ok, e vado a correre invece con che uno che è molto abituato, io farò molta più fatica di lui a livello di stessa andatura, ok? Questo significa che io consumerò più energia rispetto a lui, ok? Quindi mi pare abbastanza ovvio. Consumare più energia significa aver bisogno di più zuccheri e quindi abbassare ulteriormente la glicemia. Quindi questo è un ulteriore motivo che varia. Tipo di cambia anche per il tipo di attività fisica. Ad esempio, se io devo fare una prova, non lo so, prendiamo sempre i 100 metri, se devo fare i 100 metri o, non lo so, il pugilato, in cui intervengono ad esempio adrenalina e movimenti anaerobici, in quanto sono movimenti molto rapidi. Ad esempio il movimento di tirare il pugno è un movimento molto rapido, il movimento dello scatto nella corsa dei 100 metri è un movimento molto rapido. Non verrà nemmeno degradato il glucosio che noi abbiamo introdotto per il pasto, bensì verrà preso il glucosio, verrà degradato il glicogeno già presente nei muscoli, quindi questo determinerà che non si passerà più per una via che utilizza l'ossigeno, quindi una via ossigeno dipendente, ma si parlerà quindi di una via ossigeno indipendente, da cui il termine anaerobico. In quanto questo determina un accumulo di acido lattico, ma è anche vero che fornisce più energia in quell'immediato periodo di tempo. Quindi, escluse tutte le attività anaerobiche, concentriamoci sulle attività aerobiche, come ad esempio la corsa, se non a ritmi troppo elevati, non so, il ciclismo, le passeggiate, camminata in montagna, il nuoto se non ad alta intensità, quello che volete voi. Determina quindi un abbassamento della glicemia. Bisogna vedere anche qual è la glicemia di partenza. Ovviamente, se uno avrà la glicemia alta si comporterà in un modo, se uno invece avrà la glicemia giusta si comporta in un modo, se uno ce l'ha bassa si comporta in un altro modo. Ora, dipende anche da quanto è alta, quindi prendiamo l'ipotesi corsa, che è quella più semplice che tutti possono fare. Io voglio andare a correre e ho 100 di glicemia. Questi sono i miei esempi e io parlo per me in questo momento. Non è detto che per voi valga la stessa cosa. Vi ricordo sempre di consultare il vostro diabetologo prima di cambiare terapie e fare cose strane. Io vi dico semplicemente quello che faccio io e come funziona in teoria. Per
Poi, per quanto riguarda, ad esempio, unità di insulina o quantità di cibo che io mangio, varia secondo di età, persona, peso, stile di vita e una serie di dinamiche. Quindi, questo è semplicemente quello che faccio io. Quindi, riprendiamo il discorso. Ipotesi con la glicemia giusta, diciamo 120, benissimo. Ho 120 e voglio andare a correre. Cosa mangio, Emanuele? Allora, innanzitutto, ipotesi, voglio correre quanto? Mezz'ora? Benissimo, voglio correre mezz'ora, voglio fare 7 km, 8 km, quello che è. Benissimo, voglio fare mezz'ora, corso un'intensità moderata, medio-alta, parassi circa 7-8 km. Benissimo, cosa devo mangiare? Io, personalmente, a parte che io bevo una lattina di Coca-Cola, per farci capire meglio ve ne prendo una. Questa, per intenderci, ok? Beh, questa è una Pepsi, ma è la stessa cosa, non cambia niente. L'idea è comunque una bevanda zuccherata che tiri sulla glicemia. Aspetto un po' per fare in modo che la glicemia si alzi e successivamente, appunto, vado a correre. Se hai la glicemia alta, cosa fai? Allora, innanzitutto qua dipende da quanto è lunga l'attività. Se prendiamo sempre la nostra corsa, quindi mezz'ora, oltre ovviamente fare un'insulina che deve in parte correggere, innanzitutto ne faccio meno di quello che farei di solito, sicuramente, se dopo devo andare a correre, perché altrimenti rischio che vada a correre e mi trovo con 40 e sono per strada che muoio, devo chiamare qualcuno che mi venga a prendere. Ma la quantità che uno fa in meno poi varia molto da persona a persona, individuo a individuo, come ti ho già detto prima. Ipotesi che io ho 300 e devo andare a correre, farò. Poi bisogna vedere se sta andando in su, se si sta stabilizzando, quanto tempo sta andando in su. Per ipotesi che sta andando in su, farò 3 e poi vado a correre e torno a casa che avrò 180 più o meno, conoscendomi. Se invece io faccio un'attività come ad esempio può essere, non lo so, ciclismo, benissimo, prendiamo il ciclismo dura quanto vado a fare? 3 ore, ok, non mi porto via niente, faccio magari forse 2 unità, forse faccio una unità e basta, anzi 2 unità le faccio. Vado via in bici, dopo un'ora io so che la glicemia si sta abbassando, mi porto via nella borraccia acqua e zucchero e mangio qualcosa mentre sono in bici in modo da tenerla stabile. E non mangio niente prima, in quanto la prima ora è comunque un'ora molto blanda, non si va mai oltre, che ne so, 160 battiti, che magari per chi fa attività fisica è qualcosa già di più comprensibile. Mentre per chi non fa attività fisica i 160 battiti sono ad esempio più o meno questo. Andatura qua, diciamo. Se invece parliamo nel caso di glicemia bassa, beh, lì c'è poco da fare, ovviamente si mangia carboidrati perché i carboidrati attirano su rapidamente. Se quando si vede che la glicemia si è stabilizzata ed è in salita, si prende, si esce, si va a correre, si va a nuotare, si nuota in quel caso, non è che si va a nuotare, o semplicemente si va in bici o quello che uno vuole fare. Non c'è bisogno di come avrei notato, io non ti ho detto alimenti particolari, nel senso bisogna mangiare questo, devi mangiare 3 gallette di riso con la marmellata. Ok, queste sono tutte boiate, io non ti posso dire di mangiare questo piuttosto che quell'altro, ognuno ha le proprie preferenze, ognuno ha i propri gusti, ognuno si trova bene con qualcosa e ognuno ascoltando il proprio corpo e capendo con l'esperienza e col tempo capisce anche cosa è meglio per lui in quel determinato momento. Non detto che quello che va bene per me vada bene per voi. Banalmente io faccio colazione con le fette biscottate, i cracker e la marmellata, mia sorella mangia ad esempio il caffè latte con i biscotti, a me caffè latte con i biscotti mi alza la glicemia molto peggio durante tutta la mattina che non ad esempio cracker o le fette biscottate con la marmellata. Non c'è nessun problema, ognuno mangia quello che poi preferisce. Ad esempio, prima di uno sport mi è capitato diverse volte di piuttosto che di mangiare qualcosa facendo spesso ciclismo, mi portavo appunto o il tè zuccherato, quindi il tè solubile, o acqua e zucchero nella borraccia. Ad esempio, sono andato a camminare per Pasquetta. In questo video sto registrando il mercoledì dopo Pasqua. Sono andato a camminare a Pasquetta, siamo andati a camminare in montagna. Io vado a camminare scendo dalla macchina, avevo 60. Quindi tiro fuori il mio bel panino, c'avevo un panino col prosciutto, mi sono mangiato il panino col prosciutto, c'avevo la borraccia con acqua e zucchero che ho sorseggiato finché non siamo arrivati in cima io avevo 140. Quindi, ma dipende poi anche dal tipo di attività fisica, quanto è intensa, quanto non è intensa, blando, bla bla bla, ma te l'ho già detto. Quindi, spero di averti risposto alle tue domande in questo video, in caso puoi lasciarmi un commento qua sotto, ti ricordo che se il video ti è piaciuto o ti è stato utile puoi lasciare un mi piace e se vuoi vedere altri video di questo tipo o riguardo alla gestione del diabete, glicemie, sensori, cerotti, qualsiasi altra cosa che c'entri con il diabete, ti ricordo che puoi iscriverti al canale, i video escono ogni martedì, io ti ho detto tutto quello che ti devo dire e ci vediamo nel prossimo video, ciao!